Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di come creare un'alleanza tra la sfera logica e la sfera emotiva. È molto importante riuscire a creare un'alleanza, un'amicizia tra la nostra parte logica e la nostra parte emotiva, perché se riusciamo a creare un'alleanza tra sfera logica e sfera emotiva, riusciremo molto più facilmente, naturalmente e spontaneamente a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non fosse altro perché non avremo diciamo, un antagonista interno, perché di solito se sfera logica e sfera emotiva non sono alleate, si creano degli antagonisti interni, cioè la sfera emotiva che mette i bastoni tra le ruote alla sfera logico-razionale. Saluto Patrizia, ciao. Per cui la sfera logica tende a subire l'inferenza, l'interferenza della parte emotiva e subendo l'interferenza della parte emotiva non riusciamo ad ottenere ciò che vogliamo ottenere, anzi, spesso riusciamo ad ottenere il contrario di quello che vorremmo ottenere. Ad esempio, se abbiamo parte logica e parte emotiva che sono in guerra, che sono in contrasto, cosa succede? Succede che ci innamoriamo delle persone sbagliate, ci coinvolgiamo su persone che non ci danno quello che vorremmo ottenere. E vorremmo avere, ad esempio, un rapporto con una persona fedele, tenderemo a coinvolgerci con le persone infedeli. Vorremmo una persona sempre presente, tenderemo a coinvolgerci con persone assenti. Vorremmo una persona che ci dia stima, affidabilità e considerazione, ci coinvolgiamo su chi ci dà invece esattamente al contrario, disistima. Saluto Fiorella, ciao Fiorella. Ora, intanto, come possiamo capire se la parte logica e la parte emotiva sono alleate o no? Perché prima di creare un'alleanza dobbiamo capire se questa alleanza esiste. Beh, ci sono alcuni check, alcune verifiche che possiamo fare rapidamente, tranquillamente, proprio a questo fine, a questo scopo. Il primo è capire se stiamo lasciando andare le cose che ci danneggiano. Perché nel momento in cui ci rendiamo conto che invece di lasciare andare le cose che ci danneggiano, ci ne aggrappiamo, significa proprio che questa alleanza, questa unione non esiste. Quindi il primo punto è osservare il tipo di vita che facciamo, osservare le cose, le persone, le situazioni alle quali siamo collegate, alle quali siamo connessi, di cui sentiamo di avere il bisogno. Se queste cose ci danneggiano, cioè sono delle situazioni che non ci danno piacere fondamentalmente, che lasciano sempre una sorta di amaro in bocca, significa che parte emotiva e parte logica non sono allineate. Poi, un altro fattore molto importante che dobbiamo osservare è capire se stiamo imparando dagli errori che facciamo o se invece continuiamo sempre a ripetere gli stessi errori. Se noi impariamo dagli errori che facciamo, quindi gli errori non vengono visti di per sé come errori, ma vengono visti come informazioni, per cui oggi sbaglio perché esco con Michela che mi fa soffrire, imparo dal comportamento di Michela e domani uscirò con Roberta che invece non mi fa soffrire, significa che ho imparato dai miei errori. Quindi fondamentalmente una sfera emotiva, una sfera logica che sono allineate. Se invece domani esco con la Roberta, che però mi fa soffrire, quanto mi faceva soffrire Michela, e dopodomani per dire dopo un po', esco con, che ne so, Giovanna, che mi fa soffrire ancora di più di quanto mi facevano soffrire Michela e Roberta messe assieme, significa che non ho una parte logica allineata, non sto imparando dai miei errori. Anziché imparare, quindi fare delle cose diverse, continuo sempre a ripetere le stesse cose, la stessa tipologia di errori. Ecco, quando continuiamo a ripetere sempre la stessa tipologia di errori, significa che siamo in questa zona in cui purtroppo abbiamo le due parti disallineate. Un altro modo è osservare anche il nostro comportamento, come ci comportiamo noi quando le cose ci vanno male. Se ci lamentiamo, continuiamo a lamentarci, ma non facciamo nulla di attivo per superare questa situazione, anche in questo caso significa che non ho le due parti allineate. Ad esempio, ci sono persone che continuano a lamentarsi del lavoro che fanno perché il lavoro non gli piace, perché il capufficio li stressa, perché non riescono a fare nulla, diciamo, di quello, non sono appagati fondamentalmente, eppure continuano a fare lo stesso lavoro e di fatto non fanno nulla per cambiare lavoro.
Lo stesso discorso avviene nelle relazioni sentimentali. Se sono relazionato con Francesca, che mi fa girare le scatole, che mi rompe le palle, che... e io mi lamento, ma attivamente non faccio nulla, non la lascio, non la mando a stendere, continuo a restare impelagato in quella relazione, anche in questo caso significa che parte logica e parte emotiva non sono, diciamo, allineate. Poi c'è un altro fattore molto importante che dobbiamo analizzare per capire esattamente qual è la nostra situazione interiore, è vedere se riusciamo ad apprezzare, a rigioire, tra virgolette, del successo degli altri. Vuol dire che perlomeno non abbiamo l'invidia dentro. L'invidia è un sentimento che poi genera gelosia, che poi genera attaccamenti, che è esattamente, ci sta indicando che non siamo armonizzati interiormente. Perché una persona è realizzata interiormente, una persona in armonia con se stessa, con parte logica e parte emotiva allineata, riesce ad apprezzare il successo degli altri, riesce addirittura a rigioire, perché può anche imparare dagli altri, non è invidioso. Questo dell'invidia è un concetto fondamentale per capire come siamo strutturati interiormente. C'è poi un altro punto che dobbiamo osservare, è il tipo di relazioni interpersonali che abbiamo. Le persone litigiose, le persone che hanno sempre rapporti conflittuali, non sono in armonia con se stesse, quindi non essere in armonia con se stessi in quest'ottica significa avere parte emotiva e parte logica fondamentalmente disallineati. Poi ci sono anche alcune altre situazioni, quest'occhio continua a lacrimare, sarà un segnale non verbale di qualcosa. Ci sono anche altre cose che ci indicano come se siamo in armonia con noi stessi oppure se non ci siamo. E osservare, diciamo, se temiamo o meno il giudizio degli altri. Se ce ne freghiamo di quello che gli altri pensano di noi fondamentalmente, se non diamo importanza, lo usiamo come informazione ma non diventa un, come dire, una paura, il timore del giudizio degli altri, significa che siamo allineati, altrimenti siamo disallineati, c'è poco da fare. E poi ci sono altre situazioni che possiamo analizzare, che sono ad esempio, cavolo di occhio qua, oggi c'ho l'occhio che lacrima, chissà come mai, sarà un segnale non verbale di qualche cosa. E saluto anche Marzia che ha preso parte alla conversazione. Diciamo, se abbiamo paura a uscire dalla nostra zona di comfort, viviamo sempre di abitudini, non riusciamo mai a fare delle cose che possono darci stimoli nuovi, vuol dire che siamo disallineati emotivamente. E come facciamo ad allinearci emotivamente? Bene, dobbiamo creare un'alleanza con la nostra parte emotiva. Il modo migliore per farlo è quello di avere uno stile di vita diverso, cioè capire in quale area della nostra vita noi non riceviamo emozioni, è l'area sentimentale, oppure riceviamo polpette avvelenate emotive, o è l'area lavorativa, è l'area nelle relazioni con gli altri o nelle relazioni con noi stessi. Se riusciamo a capire questo, a capire qual è l'area deficitaria, allora riusciremo a mettere in atto delle strategie di miglioramento. Dobbiamo sostanzialmente erogarci delle emozioni, questo è l'unico modo per creare un'alleanza tra parte emotiva e parte logica. Erogarci delle emozioni cambiando il nostro stile di vita. Cioè, inizialmente dovremmo forzare la nostra parte logica a fare delle cose che magari non gradisce, tanto semplicemente per favorire la parte emotiva. Nel momento in cui facciamo questo, e la cosa che dobbiamo fare semplicemente è evitare di, non avere l'imbarazzo della scelta, ma fare la scelta dell'imbarazzo, cioè fare delle scelte che ci possono dare forti emozioni. Forti emozioni, naturalmente, saluto anche Marina, forti emozioni naturalmente che non devono essere, colloquio che mi lacrima, forti emozioni che non devono essere però legate a qualcosa di dannoso. Dobbiamo preservare, diciamo, noi stessi da un certo punto di vista, però dobbiamo osare di più. Dobbiamo fare delle cose che normalmente non faremmo fondamentalmente, delle cose nuove, uscire dalla nostra zona di comfort, andarci a vivere nuove emozioni, non restare ancorati agli vecchi schemi, alle vecchie abitudini, perché restare ancorati ai vecchi schemi, alle vecchie abitudini vuol dire sempre ottenere gli stessi risultati. La pazzia, diceva Einstein, degli esseri umani è che fanno le stesse cose e sperano di ottenere risultati diversi. Può succedere che si ottengano risultati diversi semplicemente per il fenomeno dell'indeterminazione, però di solito i risultati che otteniamo sono esattamente gli stessi. Quindi
Questo è uno sforzo iniziale che dobbiamo fare. Potrebbe anche essere autopenalizzante un po', ma inizierà a darci dei benefici anche a breve termine. Dopo un po', già dopo una settimana, 10 giorni, che iniziamo a somministrare questa nuova tipologia di emozioni alla nostra sfera emotiva, deliberatamente, cioè decidere deliberatamente di fare delle cose proprio al fine di autoprocacciarci dalle emozioni, è quello che inizia a creare un'alleanza, che inizia a creare un'armonia interiore. E ce ne accorgiamo, perché nel momento in cui creiamo armonia interiore lasceremo andare le cose che ci danneggiano, non ci importerà più niente del, come dire, del giudizio degli altri, e riusciremo a non essere gelosi, a non avere attaccamenti, a non avere gelosia. I rapporti conflittuali, i rapporti interpersonali, le relazioni interpersonali diventeranno meno conflittuali. E fondamentalmente diciamo che riusciremo tranquillamente a uscire dalla nostra zona di comfort e soprattutto inizieremo a imparare dai nostri errori, cioè gli errori diventeranno fonte di insegnamento, non più cose che ripeteremo sempre di continuo, perché il saluto Marina non è... perché la gravità, diciamo, della vita e quando si continuano a ripetere sempre gli stessi sbagli, perché si può sbagliare una volta, ma quello sbaglio, quell'errore deve essere un insegnamento. Se invece, ciao Nicolò, se invece deve essere un, se invece l'errore diventa per un meccanismo di coazione a ripetere, un qualcosa che continuiamo a ripetere sempre nel tempo, allora non riuscire, allora significa che proprio non c'è nessuna alleanza, fondamentalmente, nessuna armonia interiore. Questa è la prima cosa che dobbiamo imparare a sviluppare e a capire. È l'obiettivo che dobbiamo darci nella nostra vita, perché se riusciamo a darci questo obiettivo e a raggiungere questo obiettivo, cioè imparare dagli errori, perché la gravità dell'essere umano è che li ripete gli errori. Non sbagliare una volta, come dire, ad esempio in una relazione sentimentale, vorrei una persona fedele, mi innamoro di una infedele, ebbene, ok, se questo diventa un insegnamento, ben venga. Ben venga, perché la prossima volta invece riuscirò ad ottenere una situazione completamente diversa. E questo però normalmente non accade, accade invece di solito che ripetiamo. E ogni volta che si ripete si amplifica un po'. Quindi questo è, potremmo dire, il punto chiave da prestare, da tenere sotto controllo. È un indicatore che ci fa capire se il semaforo è verde o se il semaforo è rosso. Se il semaforo è rosso, continuiamo a ripetere gli stessi errori, allora dobbiamo autosomministrarci altre emozioni. Dobbiamo andare avanti in questo loop fin tanto che non usciremo fuori, potremmo dire, dal tunnel, fondamentalmente. E trasformeremo la notte in giorno, inizieremo a vedere qualcosa di diverso, potremo osservare il mondo da un osservatorio diverso rispetto a quello che l'abbiamo osservato, perché la modalità che abbiamo di percepire il mondo è quella che determina il mondo stesso che percepiamo, cioè noi non crediamo in ciò che vediamo, ma vediamo ciò che crediamo, e tendiamo a crearci anche delle profezie nefaste, delle profezie che si autorealizzano, perché sbaglio una volta con Francesca, sbaglio con Michela, sbaglio con quell'altra, alla fine mi creo la profezia che sono sfortunato, sono sfigato, sono, è colpa mia, perché sono nato, sono uscito difettoso dalla fabbrica e quindi mi capiteranno tutte cose sbagliate nelle relazioni sentimentali. Una volta che mi sono creato questa profezia, la profezia è, oltre ad essere autoavverantesi, è anche autoreplicante, perché si fortifica piano piano, di volta in volta, di errore in errore, vado a fortificare la mia profezia. Per cui è veramente importante avere questa capacità di osservare i nostri comportamenti. E ripeto, se riusciamo a destrutturare anche vecchie profezie nefaste che abbiamo dentro di noi, riusciremo a cambiare radicalmente la nostra vita, riusciremo veramente a dare degli input che altrimenti non potremmo neanche immaginare. Insomma, non sappiamo quanti condizionamenti abbiamo nella nostra vita. Se riusciamo a iniziare intanto a vederli, perché spesso le persone credono, ciao Michaela, le persone credono di esercitare il libero arbitrio, invece purtroppo, ciao Tania, il libero arbitrio lo esercitano molto raramente. Esercitano veramente molto raramente il libero arbitrio, e perché siamo guidati spesso da impulsi che non riusciamo a governare,
proprio perché non li conosciamo, proprio perché spesso sono impulsi subliminali, cioè sono al di sotto della soglia di coscienza. Questo è per inquadrare il tutto. Tutto questo lo spiegherò molto bene, approfonditamente, venerdì 14 ottobre a Torino, nel mio seminario gratuito che terrò presso l'Educatore della Provvidenza, Sala Auditorium, alle 20.45. Seminario gratuito, chi volesse partecipare deve soltanto mandarmi un sms con nominativo e lo segnerò al numero 333 1511703. Sarà uno dei concetti, insieme a tanti altri, che verranno analizzati e approfonditi, e verrà, proverò, diciamo, a dare un metodo per riuscire a capire come sbloccare questo sistema. Il metodo, teoricamente, diciamo, consiste nel fare questo screening, fare questa analisi dei nostri comportamenti. Soprattutto il punto fondamentale, i due o tre punti fondamentali sono appunto capire se stiamo agganciati a situazioni che ci fanno soffrire, se temiamo il giudizio degli altri, è un altro punto fondamentale, soprattutto se continuiamo a ripetere gli stessi errori. Continuare a ripetere gli stessi errori è un po', come dire, la chiave di volta che ci fa capire che c'è qualcosa che internamente, diciamo, non è armonizzato, quindi dobbiamo armonizzarlo. E anche un'analisi delle credenze è importante, perché queste profezie nefaste che si autoavverano sono legate a credenze che noi abbiamo su noi stessi. E queste credenze ce le generiamo sulla base delle esperienze, sicuramente, ma anche sulla base della percezione che abbiamo del mondo, perché spesso vorremmo ottenere una cosa ma non ci mettiamo una vera intenzione. Il potere dell'intenzione è fenomenale. Se noi riuscissimo a mettere veramente l'intenzione di cambiare le cose cambierebbero, perché riusciremo a strutturare, riusciremo a percepire parti di configurazioni di universo che non abbiamo ancora percepito. Perché, come appunto viene anche spiegato dalla quantistica, è l'intenzione che mette lo sperimentatore. Noi in questo caso siamo sperimentatori della vita, non facciamo un esperimento di fisica, ma sperimentiamo la vita. È l'intenzione che mette lo sperimentatore ciò che determina prevalentemente il risultato dell'esperimento. Quindi avere un'intenzione non vuol dire avere un pensiero superficiale. Avere un'intenzione significa avere un pensiero profondo, quindi una credenza profonda. Quindi vuol dire avere veramente un'alleanza tra le nostre parti interiori. Saluto Mario, ciao Mario. Perché altrimenti, se non riusciamo a fare questo, se non c'è un'alleanza interiore, un'armonia interiore, le profezie che faremo su noi stessi saranno sicuramente profezie nefaste, che tenderanno ad autoavverarsi. Come dicevo, nel momento in cui una profezia negativa si autoavvera, si autofortifica, perché va a conclamare se stessa fondamentalmente. Cioè, sono... saluta Elisabetta, sei arrivata quasi alla fine, ma vabbè, poi dopo tanto resta, te lo puoi sentire. Ciao Elisabetta. E dicevo, se noi non riusciamo a andare a scardinare le profezie, queste agiranno di nascosto dentro di noi. Sono un po' come il diavolo, mi sembra fosse Paolo VI che diceva, la forza del diavolo consiste nel fatto che non si manifesta, resta, lavora nell'ombra. E queste profezie purtroppo lavorano nell'ombra, e noi dall'ombra dobbiamo portarle alla luce. Se riusciamo a portare le profezie dall'ombra alla luce, otterremo sicuramente dei risultati, perché potremmo mettere l'antidoto, ma per mettere un antidoto devo sapere dove sta il veleno, fondamentalmente. Altrimenti non è che se uno c'ha una malattia, per fare un esempio, e non sa che malattia è, può andare in farmacia e si piglia tutte le medicine della farmacia. No, deve sapere qual è esattamente la malattia, tra virgolette, per prendere la giusta medicina. E così è nelle relazioni nella relazione con noi stessi. Se noi non ci rendiamo conto delle profezie nefaste, negative, che abbiamo fatto su noi stessi, beh, intanto non ci renderemo conto di non essere in armonia, però interiore. Però se, ad esempio, il fatto di non essere in armonia interiore, come dicevo, possiamo verificarlo semplicemente attraverso il test che ho detto prima, vedere se lasciamo andare le cose negative, stiamo imparando dagli errori oppure li ripetiamo, apprezziamo il successo degli altri oppure ne siamo invidiosi, ne siamo gelosi, oppure ci importa di quello che gli altri pensano di noi. E insomma, da questi punti riusciamo subito a capire l'armonia interiore. Se capiamo che un'armonia interiore non c'è, vuol dire che c'è qualche profezia nefasta sottostante.
qualche profezia che tenderà ad autoavverarsi. Allora quella dobbiamo andare a cercare. Andare a cercare nell'area della vita in cui viviamo la sofferenza, perché poi le sofferenze possono essere vissute in diverse aree della vita. E dietro ogni sofferenza c'è sempre una profezia che si autoavvera negativa. Ed è quella che dobbiamo andare a scoprire, andare a stanare. Il diavolo, il demone, diciamo così, che dobbiamo far venire fuori. Nel momento in cui facciamo venire fuori questo demone, allora è lì che possiamo andare a mettere l'antiveleno, l'antidemone. Possiamo essere, come dire, come gli esorcisti che scacciano un demonio. Però dobbiamo prima vederlo, sto demonio. Anche negli esorcismi si chiede sempre chi sei, perché devo sapere con che fare. E diciamo che alcune pratiche esoteriche sono abbastanza connesse a questi metodi fondamentalmente. Cioè, come dire, l'esoterismo ha elaborato già, potremmo dire, millenni fa forse, qualche metodo di crescita interiore, di crescita personale. Adesso, con l'avvento della quantistica, tutto si è formalizzato in modo migliore. Comunque spiegherò tutto questo molto, molto meglio, molto più in dettaglio, venerdì 14 ottobre a Torino, 20:45, Centro Educatore della Provvidenza, sala auditorium, seminario gratuito, però mi raccomando, chi vuole partecipare deve mandarmi un SMS al 333 15 11 703, così lo segno. E si apprenderà quindi questo metodo fondamentalmente per andare a stanare i demoni interiori. I nostri demoni interiori si chiamano profezie nefaste, autorealizzantesi, autoverificantesi e auto, come dire, amplificanti, perché, come dicevo, tendono anche a crescere sempre. Difficilmente se ne vanno da sole fondamentalmente, anzi da sole tendono ad autoalimentarsi fondamentalmente. E autoalimentandosi diventano proprio anche una fonte di alimentazione energetica della nostra sfera emotiva. Quindi questo è un altro parametro importante da tenere in considerazione. Quindi dobbiamo prendere noi in mano la situazione, perlomeno a livello logico-razionale, dobbiamo avere la capacità di decidere quali emozioni andare a vivere e quali invece lasciar perdere. Questo poi è questo è veramente esercitare il libero arbitrio. Ma posso esercitare il libero arbitrio significa scegliere quello che voglio e lasciare andare quello che non voglio. Però se quello che voglio, quello che non voglio non è così ben chiaro, perché una parte vuole una cosa, una parte vuole l'altra, il libero arbitrio non lo esercito e questo diciamo, si manifesta poi in fallimenti. Soprattutto il fallimento principale è la ripetizione degli errori. Spesso le persone appunto continuano, potremmo dire, di vita in vita, alle volte andando in un'ottica che trascende questa vita, ma sicuramente di situazione in situazione all'interno di questa vita, a rivivere sempre la stessa tipologia di situazioni. Cioè uno si rende conto che cambiano i personaggi, cambiano le situazioni, ma il contenuto fondamentalmente è sempre lo stesso, le stesse cose che si ripropongono di volta in volta. È quello che dobbiamo andare a scardinare. Scardinando quello, e acquisendo quindi di conseguenza anche la capacità di poter, come dire, andare ad eliminare proprio lì, come dire, il nucleo fondamentale di tutto questo, è quello che dobbiamo imparare a fare. E ripeto, una volta fatta la checklist, una volta capito che esiste una profezia autoavverante, prima dobbiamo capire che esiste disarmonia interiore, secondo dobbiamo scovare la profezia che c'è sotto. Terzo, dobbiamo mettere l'antidoto. Però il collante di tutto questo sono le emozioni. Quindi dobbiamo insegnare, tra virgolette, inizialmente sforzandoci magari a vivere emozioni diverse. Emozioni, cioè non dobbiamo avere l'imbarazzo della scelta, ma fare la scelta dell'imbarazzo. Uscire dalla zona di comfort. Questo è fondamentale, perché la zona di comfort, cioè quella zona in cui andiamo avanti per abitudine, è sicuramente una zona che dà tranquillità, ci dà anche un senso di protezione, ma ci tiene in gabbia. E quindi noi dobbiamo uscire dalla prigione, dobbiamo uscire dalla gabbia e diventare finalmente persone libere. Libere soprattutto di decidere quello che vogliono sperimentare e quello che non vogliono sperimentare. Questa è la vera essenza dell'esercizio del libero arbitrio. Tutto il resto è, come dire, è fuffa che però
di fatto conta poco. Comunque do appuntamento a tutti, venerdì 14 ottobre a Torino, ore 20:45, Centro Educatore della Provvidenza, Sala Auditorium, per il mio seminario gratuito, dove questi temi, assieme a tanti altri, verranno trattati ed approfonditi. Mi raccomando, però prenotate al 333 1511 703 con un SMS. E ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato e partecipato. Ho visto diversi amici che si sono connessi, per cui li risaluto tutti e vi do appuntamento quindi a Torino il 14 ottobre e qua su Facebook per altre dirette, altre cose. Saluto tutti, ciao, buona serata e buona vita a tutti. Ciao.